essere qui. Vi ringrazio tutti per aver preso parte a questo importante momento. Eccoci qua! Ciao Da Roberto! Guardate, vi ho portato un grande regalo, una sorpresa! Oggi pomeriggio facciamo un passo in avanti fondamentale sulla strada del reddito di cittadinanza. E approfittate di questo momento d'oro! Noi inietteremo nei prossimi anni, vi do questo pezzo gratante, vai regia, 8 miliardi di euro all'anno nell'economia reale per tutte quelle persone che fanno fatica ad alzarsi dalla poltrona, perché è una misura davvero che è stata progettata in modo corale. È complessa perché contiene taglia capelli termo Z, ecco qua la nostra batteria che è garantita a vita. L'Etra appunto, ecco, 4 lì. Stagioni, guardate che meraviglia, anche un servizio di piatti in porcellana. Tra pochi secondi questa offerta finirà, quindi se la volete chiamate adesso. Lancerò online il sito internet del reddito di cittadinanza. E ciò che contiene questo pacco? Cosa mai può contenere se già violato 5 camicie in taglia capelli termo Z? Sono orgoglioso di presentarvi la numero 1, la prima card del reddito di cittadinanza. Su misura per voi. Eccola, è la numero uno, come il decino di zio Paperone. Non ne gioveranno solo coloro che andranno a ritirare questa card, che vi farà riposare ancora meglio dandovi il massimo sostegno, perché è uno Stato che sta compiendo sicuramente una rivoluzione per il mondo del lavoro, ma sta diventando di nuovo un amico dei cittadini. Certo, vogliamoci bene e facciamo le cose per bene, senza usare i termini per far bella figura e poi la gente a casa, ma cosa ha detto quel Cristo? No! Parliamoci in modo genuino! Allora, Giovanni, Gianluca, Matteo, Francesco, Genoveffa! Giorgio Bianchi è un single di 38 anni. La famiglia Verdi, invece, è composta da Giulia e Filippo. Nonna Lucia vive da sola. Nonno Mario vive da solo. Persone che vogliono trovare un lavoro, vogliono formarsi, vogliono assumere dei doveri, ma allo stesso tempo in questi anni sono stati totalmente ignorati o umiliati da un centro per l'impiego. Le persone naturali, sincere, spontanee, umili, sono le più belle. D'ora in poi gli altri studieranno questa nostra riforma. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Presidente. Aspetta, facciamo una cosa.